Ut redemptor sum me carmen, tem et conscientium. Arbor feta alma lucem, hoc sacrandum protulit, fert hoc prona presens turba, salvatori seculi. Consecrare tu dignare, rex perennis patrie, o colibum signum vivum, iura contra demonum. Ore redemptor sum me carmen, tenet conscientium. Ut novetur sexus omnis unctione chrismatis, ut sanetur sauciata dignitatis gloriam. O redemptor sum me carmen, tenet conscientiam. Lotamente sacro fonte, aufugantur crimina, uncta fronte sacrosancta, influunt charismatam. O redemptor sum me carmen, tenet conscientium. Ecco l'olio del sacro crisma. Ecco l'olio degli infermi. Ecco l'olio dei catecumeni.
O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra famiglia. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo. E fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo e nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora viene benedetto l'olio che servirà a sostenere e vincere lo spirito del male ai nuovi battezzandi, per poi assumere gli impegni della vita cristiana. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora è benedetto il crisma, olio unito a profumi. Nel segno dell'olio, di cui la preghiera di benedizione canterà le meraviglie, gustiamo e sperimentiamo l'azione viva e divina che Dio opera per mezzo dello Spirito nel suo popolo, il quale con l'unzione è consacrato sacerdotalmente. Il segno di quest'olio benedetto rappresenta, per la nostra Chiesa particolare, il fiume di grazia divina che dalla sede episcopale parte e raggiunge tutti. L'arcivescovo infonde il balsamo profumato nell'olio e prepara il crisma. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi, si sono avverate le figure antiche, quando distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni
si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando Egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del Giordano, allora tu hai mandato dal cielo, in forma di colomba, lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in Lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di Lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza, profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, o Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza. Impregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nel sacramento del lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Redemptor sum carmen, temet conscientium. Coordenatus ex parentis, album implens virginis, presta lucem claudem.